Buongiorno, buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone, sempre in collaborazione con Assocamere Estero, Your Italian Hub e AItaly. Oggi nuova puntata per mettere a confronto Italia e Stati Uniti su un tema specifico per far emergere come diverse realtà affrontano la stessa problematica. Nostro ospite di oggi per OK Italia Parliamone, chiamato a parlare di cultura, abbiamo Stefano Albertini, professore alla New York University e direttore della Casa Italiana Zerilli Marimò della stessa università. Ben arrivato, Stefano. Grazie mille, grazie per l'ospitalità e per questa occasione che mi date. E oltre a Stefano, non serve presentazione, la mia compagna di viaggio, ben conosciuta a tutti voi, compagna di viaggio per questo ciclo di approfondimenti, Letizia Airos, Editor in Chief di AItaly Network. Benvenuta, Letizia. Salve a tutti, eccoci. Bene, iniziamo raccontando ai nostri ascoltatori un po' la storia di Stefano Albertini, perché Stefano Albertini nasce a Bozzolo, che è un piccolo comune con meno di 5.000 abitanti in provincia di Mantova, e dopo aver terminato i suoi studi, essersi laureato in lettere a Parma, decide di trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha conseguito prima un master all'Università della Virginia e dopo un dottorato a Stanford. Dal 1994 insegna alla New York University e dal 1998 è stato chiamato anche a dirigere la Casa Italiana Zerilli Marimò. Ricordiamo che la Casa Italiana Zerilli Marimò, che si trova a Manhattan, lo vediamo nello sfondo alle spalle proprio di Stefano Albertini, è stata fondata nel 1990 ed è la sede degli studi di italiano dell'Università di New York e organizza ogni anno centinaia e centinaia di eventi tra mostre, conferenze, concerti, spettacoli teatrali. Albertini, puoi raccontarci qualcosa di più sulla Casa Italiana Zerilli Marimò di New York? Soprattutto qual è il suo ruolo e come è nata? Abbiamo detto che è nata nel 1990, ma raccontaci un pochino qualche dettaglio. Volentieri, allora, anche perché è un modo per rendere omaggio alla persona che l'ha voluta, che l'ha fondata e che l'ha nutrita con affetto e passione fino a 5 anni fa, quando è morta, la baronessa Zerilli, una signora di Milano, che conosceva persone a New York, aveva amici alla New York University, ed era rimasta colpita dal fatto che un'università con una grande vocazione internazionale globale come la New York University non avesse una casa italiana. C'era già quando lei arrivò sulla scena una casa francese, una casa tedesca, ma non c'era una casa italiana. E a NYU, a New York University, abbiamo avuto la fortuna che nel giro di pochi anni siamo stati beneficiari di due grandi atti di generosità privata, di persone private. Una, la baronessa Zerilli, che ha donato questa palazzina nel Greenwich Village all'università con due scopi. Il primo di ospitare, di contenere un dipartimento di studi italiani indipendente dal francese, mentre prima era col francese e di conseguenza era un po' una Cenerentola, e l'altro che la casa diventasse un luogo di scambio e di dialogo culturale fra l'Italia e gli Stati Uniti. Contemporaneamente a questa operazione che avveniva a New York, ne avveniva un'altra in Italia, a Firenze, dove Sir Harold Acton faceva il suo testamento a favore della New York University, lasciando in eredità all'università, dopo la sua morte che è avvenuta nel 94, il più grande dono mai ricevuto da un'università americana, una proprietà di più di 20 ettari di terreno con giardini all'italiana, uliveti e 5 ville, per cui nel giro di pochi anni l'italiano, che era una disciplina che si insegnava e che aveva anche ottimi professori a NYU, ma dall'essere comunque un po' marginale, un po' periferico, diventa veramente una disciplina centrale per queste due donazioni che coincidono, che arrivano quasi allo stesso momento. Per cui ho la fortuna di fare il mio lavoro in un'istituzione accademica americana in cui l'italiano non è ai margini, ma è al centro della scena culturale, accademica dell'università. E come dicevo, la baronessa non è che l'ha solo fondata, era una presenza costante. Fino a quando è stata su questa terra, era una presenza affettuosa, precisa, esigente, con delle idee molto chiare anche su cosa dovesse fare un'istituzione come la nostra. Grande rispetto per la libertà accademica. Non mai una volta detto: ma questa cosa qua non mi piace, non va bene.
ma allo stesso tempo molto esigente nel fatto che le cose fossero fatte bene, che fossero fatte in maniera aperta al pubblico. Lei voleva molto questo, che questa porta e questa finestra dietro di me fossero veramente aperte sulla comunità, sulla cittadinanza intera, e dando così anche un'occasione a chi ci sta dentro, cioè i professori e gli studenti, di pensare che la loro missione educativa non si limita alla classe e agli studenti che sono nei loro corsi, ma va al di là di questo. Questo in una noce un po' l'origine della fondazione della casa. Senti, grande rispetto per la libertà accademica, questo è uno dei pilastri su cui si basa la vostra attività. Se mi puoi dire anche un pochino gli altri, quali sono i punti fondamentali da cui voi partite per il vostro operato? Sì, e guarda, io torno ancora alla baronessa, perché poi erano i suoi cavalli di battaglia, per cui grande rispetto della libertà accademica. L'altra cosa alla quale teneva moltissimo era che l'Italia che si presentava alla Casa Italiana fosse sì l'Italia storicamente più conosciuta, per cui l'arte, la letteratura, il Rinascimento, il grande contributo che nei secoli la cultura italiana ha dato al mondo, ma voleva un occhio sulla contemporaneità, e lo voleva in maniera così forte che fu lei stessa a fondare anche una cattedra di studi italiani contemporanei nel Dipartimento di Italiano. Cioè lei riteneva che se si parla sempre soltanto delle nostre glorie passate si corre il rischio di presentare una realtà imbalsamata o congelata. Invece lei voleva che si presentasse l'Italia come una realtà viva, che ha delle cose da dire, che è rilevante nel mondo di oggi. Questa è una delle cose. E l'altra molto importante è che fin dall'inizio è stata considerata una componente essenziale della nostra missione culturale ed educativa la componente italo-americana. E dobbiamo aprire una piccola parentesi: le istituzioni culturali italiane negli Stati Uniti, a New York non solo, aveva sempre guardato con un po' di sufficienza la comunità italoamericana, quasi come se fosse stata un po' di serie B, non degna di essere all'altezza del resto della cultura italiana. Invece, per la baronessa Zerilli, ma per noi anche, questa cosa è molto chiara, cioè che la cultura italoamericana è una delle tante sfaccettature che la cultura italiana ha assunto nei secoli e nel mondo. Cioè si è declinata anche in quel modo lì. Tant'è vero che noi abbiamo anche una cattedra di studi italoamericani che è stata finanziata dal più antico club italoamericano negli Stati Uniti, il Tiro a Segno Club, e che proprio porta ad anni alterni un docente diverso alla New York University per parlare di un aspetto diverso dell'esperienza italoamericana, dalla letteratura al cinema, alla politica, alla cucina. Per cui anche questo è stato molto importante, che si studia la cultura italoamericana all'interno di un dipartimento di italianistica, all'interno di un'istituzione di cultura italiana, dove nessuno ha dei complessi di superiorità nei confronti degli altri. Senti, contemporaneità, quindi e studio del mondo italoamericano, no? Entrambi questi due aspetti sono legati alla percezione, a quelli che possono essere degli stereotipi che in qualche modo vengono percepiti dagli americani nei confronti della realtà italiana, no? La realtà contemporanea è poco conosciuta, quindi si guarda al passato, ai famosi mandolini. La realtà italoamericana al tempo stesso è poco conosciuta e viene percepita solo come qualcosa, diciamo, di dove sia presente poca cultura. In realtà noi sappiamo che non è così. Come è cambiato nell'arco di questi anni? Io credo che siano ormai, da quanti anni sei negli Stati Uniti? Abbiamo detto prima 20 anni, insomma tantissimi anni. E soprattutto all'interno della casa italiana, come hai visto che è cambiato? Cambiata la percezione degli americani? Cosa si sta modificando? E soprattutto nei giovani. Allora, devo dire che ovviamente ho visto una grande evoluzione in entrambe queste percezioni. Un po' credo per merito nostro, ma non solo, credo proprio che anche in generale la società si è evoluta in questo modo. Riguardo alle questioni italo-americane, io credo che si sia passati da un momento in cui gli italo-americani, che erano consapevoli del loro retaggio culturale, erano sulle difensive, cioè volevano proibire le visioni stereotipi, i film della mafia, le crociate contro i soprano e contro gli attori che recitavano nei soprano.
Quando ho iniziato eravamo in quel clima lì. Direi che quel clima lì è stato superato. Non vuol dire che gli stereotipi non ci sono più, eh? Gli stereotipi, si sa, sono duri a morire. Però si è anche capito, e questo è sempre stato anche un po' il nostro cavallo di battaglia, che non è la censura l'arma con cui si lotta contro lo stereotipo, è l'educazione, è la cultura. Cioè, io è inutile che faccio una crociata contro i Soprano, che tra l'altro sono una serie televisiva intelligente, scritta molto bene e con alcuni aspetti veramente straordinari di innovazione, come... Sì, e io la faccio... una serie che racconta, è stata una serie televisiva di HBO, lo volevo spiegare, che ha raccontato la storia di una famiglia italo-americana. Italo-americana, una famiglia legata al crimine, dove però c'è questo elemento del capo mafioso che entra in analisi, va in analisi, per cui è praticamente la tradizionale crime family italo-americana, ma che viene in contatto con la contemporaneità attraverso la psicanalista e anche altri elementi. Questo è un po' la storia. Però dicevo, non è che noi lottiamo contro lo stereotipo dell'italiano presentato come mafioso legato al crimine, censurando. Lo facciamo educando a una pluralità. Come? Semplicemente dando voce alle presenze che ci sono già. Per cui noi, senza fare nessuno sforzo, nessuna quota, abbiamo dato negli anni grandissimo spazio alle donne italoamericane. Le donne italoamericane, scrittrici, registe, documentariste, rappresentano, in una delle ultime cose che abbiamo fatto, le donne nella commedia, sono delle donne comiche bravissime, stand-up comedian, molto divertenti, argute, acute. Ecco, raccontano delle altre storie, per cui non c'è bisogno di censurare i Soprano su HBO o altre cose simili. Ma basta che anche gli altri abbiano voce, e tante volte non sono stati sentiti perché nessuno gli ha dato un palco, nessuno gli ha dato un microfono, nessuno gli ha dato una piattaforma digitale come stiamo facendo noi in questo periodo. Per cui io credo che questa pluralità che abbiamo visto di voci, per cui le donne, rappresentanti della comunità lesbica, gay e transessuale, anche quella è una voce, quante volte se ne è sentito parlare nei mainstream media? Eppure ci sono commediografi, scenografi, registi, attori italoamericani che parlano di questa realtà e ne parlano in maniera estremamente contemporanea, arguta, profonda. Per cui il nostro approccio su questo è che la comunità italoamericana, come tutte le comunità etniche o di minoranza di tutti i tipi, non ha una voce sola ma ne ha tante. E uno dei nostri scopi è far sì che tutte queste voci abbiano modo di essere sentite. Ecco, Stefano, una cosa molto importante. Tu prima ci hai fatto innamorare di una figura che purtroppo, ecco, ahimè, io personalmente non ho conosciuto, non so se Letizia ne ha avuto il piacere, ma è proprio la baronessa che... Un incontro fondamentale nella mia vita. Ecco, che ha donato veramente, dove essere un grande personaggio. Ecco, ti chiedo questo. Voi organizzate come Casa Italiana tantissimi eventi, l'abbiamo detto prima, vi occupate di arte, di musica, letteratura, politica, teatro, cinema, veramente da voi sicuramente sono passate tantissime personalità straordinarie, a partire proprio dalla fondatrice, la baronessa, che secondo me, ecco, può essere annoverata sicuramente fra le più grandi personalità che hanno varcato quella porta alle tue spalle. Puoi raccontarci qualche aneddoto e qualche storia di qualcuno, ecco, che magari tutti noi conosciamo, che si è avvicinato alla realtà di Casa Italiana? Difficile da scegliere. Sì. Allora, ti rispondo con una risposta generale, poi però una persona la voglio nominare. E la risposta generale è che a volte mi è capitato di incontrare personaggi tipo scrittori o cantanti, registi, e rimanerne... folgorato umanamente dalla loro umanità, dalla profondità, eccetera. Tante volte devo dire che invece mi è capitato il contrario, cioè dico, avrei preferito aver soltanto letto i libri di questa persona, aver soltanto ascoltato le canzoni di quest'altro cantante. È così, insomma, è normale che ognuno di noi, credo, abbia un'immagine più pubblica, e soprattutto loro, ecco, abbiano di più bisogno di mettere su un'immagine pubblica e un'immagine invece che quella della realtà. Tra gli scrittori, uno che
diciamo, non si è mantenuto all'altezza delle mie altissime aspettative è stato Henry De Luca, e l'ho trovato anche umanamente una persona sincera, vera, profonda, affettuosa, per cui lì non c'è stato nessun dispiacere. Ovviamente gli altri non te li racconto. Ecco, invece una persona che non è famosa, ma che per me è uno degli incontri più importanti che io ho fatto quando sono alla Casa Italiana, è Stella Levi, che è una bellissima, elegantissima signora di origine dell'isola di Rodi, ebrea, e da ragazzina venne deportata con tutta la sua famiglia ad Auschwitz. Solo lei e la sorella sopravvissero. E Stella, pur essendo nata a centinaia di chilometri dall'Italia, aveva ricevuto un'educazione italiana, perché Rodi era italiana, è andata alla scuola italiana, e quando il campo venne liberato le chiesero dove voleva andare, lei sapeva che la sua casa a Rodi non c'era più, e chiese di venire in Italia, di venire a Firenze, una patria che l'aveva tradita, che però le aveva dato i fondamenti di quella cultura italiana, che noi riteniamo ancora che valga la pena di essere insegnata in tutto il mondo. E io dico sempre, se una persona come la mia amica Stella Levi rimane con questo suo attaccamento alla cultura italiana, lei ama Dante, Verdi, l'opera, Puccini, viene ai nostri eventi e fa parte del board del Centro Primo Levi, attivissima nell'organizzazione di attività, se in una persona come lei questo attaccamento a questa cultura le è servito a darle la carica, a darle le energie nei momenti più bui della storia dell'umanità, e tuttora la entusiasma e la riempie di passione, è una cultura per la quale vale la pena di lavorare. Per cui per me la presenza di Stella Levi, sia da un punto di vista oggettivo ma anche personale mio, è fondamentale. Io quando la vedo nel pubblico sono molto contento. Senti, voi svolgete qui a New York un ruolo fondamentale per la promozione della cultura italiana, e la cultura dovrebbe essere, diciamo, un vero volano, no? Anche per il PIL italiano. Come mai secondo te non ne siamo consapevoli ancora abbastanza, e cosa si potrebbe fare? Cosa si può fare, soprattutto una volta superata questa pandemia, per riscattare un pochino la cultura italiana nel mondo e anche tutto l'indotto economico che porta con sé? Io credo che in Italia, tranne alcune poche eccezioni di persone o di istituzioni, non si è entrati nell'ottica che la cultura, che deve essere lasciata libera e non deve avere i lacci e i lacciuoli della promozione commerciale, ovviamente, ma è comunque un volano fenomenale per tutto quello che è il resto, cioè il commercio, l'economia, la produzione industriale, eccetera. Ecco, credo che in Italia sia mancata questa consapevolezza. Ci sono altri paesi, ed ovviamente per noi italiani è d'obbligo fare riferimento alla Francia, perché per tanti aspetti è un paese che ci è parallelo, per tipo di profondità e ricchezza della cultura, per tutto l'aspetto commerciale di produzione su prodotti molto simili ai nostri. Per cui sono due paesi che hanno aspetti molto simili, sia sul côté culturale sia che su quello economico industriale, che però hanno approcci molto diversi. E l'approccio francese, che se vogliamo è un po' da macchina da guerra, ma è massiccio. Si tratta di investimenti molto forti da parte del governo centrale, di strategie di promozione sia dei loro prodotti culturali, penso in particolare al cinema, ma non da meno l'editoria, per non parlare di tutta la promozione dei loro prodotti, in particolare nel settore del lusso, della moda, del cibo, eccetera, si muovono in maniera molto diversa.
Uno può anche avanzare dubbi sul fatto che uno Stato debba essere così interventista e così presente come è lo Stato francese nei confronti di questa realtà. Quello è un modello. Noi, io non voglio dire che noi dobbiamo imitarlo pedissequamente, cioè in maniera acritica, anche perché quello modello, ben detto, è una realtà, quella francese, che ci assomiglia molto, ma è anche diversa. La prima grande differenza è la differenza regionale, cioè noi abbiamo in Italia delle enormi differenze sia culturali ma anche che riflettono tutto il comparto agroalimentare. Questa però è anche una ricchezza, no? Assolutamente, però dico, quello che voglio dire è che sarebbe un po' sciocco che noi imitassimo in maniera acritica il modello francese, che invece è un modello fortemente centralizzato. E noi abbiamo attori diversi, perché abbiamo ad esempio le regioni che si muovono in alcuni di questi settori, soprattutto sulla promozione dei prodotti, eccetera. Però senz'altro è un modello col quale ci possiamo confrontare, dal quale possiamo imparare, anche per poi fare le cose in maniera diversa. Però non è... mi sembra che sia, siamo restati un po' indietro su questa cosa. Ma su questo anche perché manca la consapevolezza, forse in Italia, perché quando vado in Italia me ne rendo conto di quanto ci sia attenzione nei confronti del nostro paese invece all'estero. Io parlo degli Stati Uniti, ma non solo. Insomma, l'Italia è molto amata, è molto ricercata ed è una delle destinazioni più importanti e nei sogni di chi vuole poi fare un viaggio, passare un'estate. Ma noi paghiamo anche assolutamente. uno che è quello del... Ecco, noi abbiamo negli ultimi anni affidato alle regioni la promozione tanto dei prodotti enogastronomici quanto anche dal turismo. Questo ha portato anche un dispendio di energie e di forze. Il modello francese è un modello a cui l'Italia adesso si sta riavvicinando, pur con la salvaguardia delle specificità territoriali e regionali, proprio per cercare di ottimizzare la nostra presenza. Quindi cercare, questa è anche un'opera che è ripartita anche con lo stesso nostro Ente Nazionale Italiano del Turismo, cioè che si sta cercando di rimuovere per promuovere il paese Italia nel suo insieme, con le specificità ovviamente delle singole regioni. Ed è un modello che potrebbe portare risultati. Ma Stefano, una cosa che a me interessa molto, è chiaro che voi fate un'attività assolutamente lodevole, molto importante, come diceva anche Letizia prima, per la promozione anche della nostra cultura a 360 gradi, perché promuovere la cultura italiana significa anche promuovere e far crescere la ricchezza del nostro paese, perché significa economia anche. Ma in questo periodo, il 2020, non vediamo l'ora tutti quanti di buttarcelo alle spalle, anche se purtroppo le notizie circa il 2021 per il momento non sono veramente ancora rose. Ti chiedo, come Casa Italiana, in che modo avete potuto comunque portare avanti, ecco, la promozione della cultura italiana pur tra mille restrizioni? Ecco, questa emergenza Covid, come vi ha permesso di poter comunque adoperarvi per la promozione del Made in Italy, della cultura dell'Italia in generale? Guarda, noi credo che siamo stati fermi una settimana, forse meno, perché io fra l'altro ero appena arrivato in Italia quando è scoppiato il pandemonio, ed ero in Lombardia, tra tutte le regioni dove potevo essere, che è quella da dove provengo, perché ero separato dal mio staff, ma noi immediatamente ci siamo messi a pensare a quello che potevamo fare. L'università ha chiuso tutto, gli studenti sono andati a casa e ha chiuso gli edifici, per cui abbiamo dovuto smettere. E noi facevamo delle lunghe sessioni di brainstorming per decidere cosa dovevamo fare. Per cui da subito noi abbiamo iniziato a pensare di trasportare i nostri programmi il più possibile online, e soprattutto a pensarne di nuovi. Cioè, ci siamo resi conto che non era pensabile, non aveva neanche un gran senso che noi ripetessimo esattamente il calendario come era stato programmato e lo facessimo online. Per cui ci siamo reinventati il nostro lavoro. Io dico sempre, siamo passati dal dirigere, organizzare un centro per la promozione e il dialogo culturale, che è molto casa, e Letizia, che è stata da noi, ci conosce bene, potrà dirti che c'è anche proprio questa atmosfera, la gente che si conosce, io sono lì da tanto tempo, la nostra baronessa quando c'era conosceva tutti per nome, sapeva i nomi dei nipotini, cioè c'è Tantissimi proprio anche... giovani intorno a lui e collaboratori di Stefano sono tutti giovanissimi. Sì, Diciamolo. sai, noi Questo attingiamo è un po' anche raccontare come ti trovi a lavorare con tanti giovani e che potere, che forza possono Certo. dare allo sviluppo delle case italiane. Certo.
Per cui ci siamo trovati in questa situazione di dover decidere alla svelta che cosa fare. E siamo diventati da una casa, da questa famiglia con questa casona aperta, a diventare una stazione radiotelevisiva, per cui ci siamo inventati una rubrica settimanale, webinar. Noi abbiamo ad esempio due gruppi, uno che è un book club e un altro che è un gruppo di educazione all'ascolto musicale. E noi li abbiamo aiutati con le nostre piattaforme a continuare a fare le loro discussioni sui libri italiani in italiano. Ad esempio, quella non è nemmeno una cosa nella quale io entro personalmente. Loro si trovano, normalmente quando non ci sono delle restrizioni, decidono quali libri leggere nel corso del semestre, una volta al mese si incontrano e in italiano ne parlano. Ed è un gruppo incredibile, sono americani che sanno l'italiano, italiani che sono lì da poco, figli di italiani. Per cui ad esempio lì gli abbiamo semplicemente dato la piattaforma di cui avevano bisogno per continuare a incontrarsi, a vedersi e a parlare di letteratura italiana tra di loro usando i mezzi. Per cui all'inizio era proprio come una specie di tutorial, i miei collaboratori si mettevano lì spiegando, allora clicca su quell'icona lì e lì puoi parlare, poi la clicchi ancora se non si sente il riverbero. E abbiamo fatto diverse di queste riunioni proprio educative per insegnare a usare i mezzi. E poi la nostra programmazione è continuata e sta continuando. Noi sappiamo già che anche per tutto il semestre prossimo, cioè da gennaio a maggio, non ci sarà permesso fare eventi in presenza, anche se la situazione dovesse migliorare, anche se la situazione dovesse con i vaccini essere meno critica, però la New York University come prima priorità, giustamente essendo un'università, ha quelle eventualmente di aprire di più agli studenti. Cioè adesso l'università è aperta con accessi limitati, noi abbiamo un auditorium dove si possono accomodare un centinaio di persone, in questo momento non ci possono stare più di una dozzina di persone. Per cui sappiamo che se anche dovesse esserci un pochino di rilassamento di queste misure, andranno a favore della possibilità per gli studenti di essere presenti in classe con il loro professore. Per cui noi continueremo con la nostra attività in remoto. Abbiamo una rubrica settimanale che si chiama Tutti a casa, ci siamo inventati nuove serie di video, abbiamo iniziato una nuova serie che si chiama Black Italia, che parla della minoranza di origine africana in Italia, ma anche di altre minoranze etniche presenti nel nostro paese. Per cui abbiamo non soltanto continuato quello che si faceva, abbiamo cercato di inventarci altre cose. Il nostro pubblico in parte è cambiato, il nostro pubblico adesso è anche tanto in Italia. Noi, come sapete, attraverso Facebook e YouTube si hanno delle statistiche molto accurate che ti dicono dove sono i tuoi ascoltatori. Quando noi facevamo un evento alla Casa Italiana, quando andava tutto bene, c'erano 100 persone che riempivano il nostro auditorio e che poi magari andavano a mangiarsi una pizza e poi tornavano a casa e erano tutte lì attorno. Adesso invece noi vediamo che per alcuni eventi abbiamo, non so, nel giro di 24 ore c'è un migliaio di persone che ha visto la conferenza, la presentazione, e 700 erano in Italia. Qui da noi non avrebbero mai potuto venire a New York. Noi è da 4-5 anni che abbiamo un archivio video per cui registriamo praticamente tutto quello che facciamo, e dopo un paio di giorni è disponibile. E alcuni eventi li facevamo dal vivo anche prima, per cui in parte c'era già un'abitudine tra le persone che ci conoscevano a seguirci attraverso il computer. Diciamo che adesso è diventato più comune e credo che quello ci cambierà un po' il modo di fare le cose anche quando si ritornerà a una pseudo normalità. Cioè credo che quello che abbiamo imparato sarà comunque qualcosa di cui faremo tesoro anche dopo. E non, ovviamente non c'è niente che sostituisce il contatto, la presenza umana. Questo lo sappiamo benissimo, non c'è bisogno che lo spieghi io. Però credo che tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo periodo ci permetterà di fare programmi ancora più interessanti, più aperti, più divertenti anche. Quello che voglio dire è che l'umanità è proprio un ingrediente fondamentale che si vive dentro la Casa Italia, l'umanità, la vicinanza, l'amicizia, questo senso di casa. E devo dire che siete riusciti anche a trasmetterlo in rete, no? Quando c'è, passa anche attraverso uno schermo, no? Mi ricordo quando abbiamo un mese fa ricordato l'anniversario della Casa Italiana, no? Lo abbiamo fatto in rete. E tutto sommato sembrava di essere tutti vicini, no? Sbaglio?
No, è vero, ma io credo, guarda, Letizia, che sia un po' il fenomeno di cui parliamo con altri colleghi, professori, così. Quando tu hai creato una comunità, e una classe è una comunità, la comunità di amici che segue l'attività della casa è una comunità. È un'attenzione della città intorno anche a te, perché non ne abbiamo parlato, ma voi siete un elemento importante anche di New York, del quartiere, del posto. Certo, certo. E quando c'è quella comunità che si è costruita, poi ci si può vedere per un po' di tempo sul video, perché comunque c'è una consuetudine, c'è una conoscenza. Credo che sarebbe molto più difficile formare questo senso di comunità se non ci fosse stata prima anche quella consuetudine fisica, corporea, che noi abbiamo avuto, no? Perché per adesso stiamo ancora contando su quella, cioè siamo ancora contando su questi rapporti anche viscerali, belli, che ci sono tra di noi. Non so fino a che punto sarebbe possibile, o sarebbe stato possibile farlo, se non ci fosse stata questa consuetudine già presente, credo. Stefano, però aspettiamo tutto questo grande abbraccio, no? Appena sarà. Certo. Questo sì, però siamo in chiusura, ma io un'ultima domanda, Stefano, voglio fare, perché sicuramente per come ci ha raccontato, narrato Casa Italiana, viene voglia di bussare a quella porta appena sarà possibile e chiedere di poter entrare. La mia domanda è proprio questa, Stefano. Se un italiano viene, o un americano, vuole far parte di quella comunità, vuole poter entrare e vivere insieme a te e a tutti gli altri ospiti di Casa Italiana, vuole vivere l'esperienza di Casa Italiana, cosa deve fare? Allora, prima di tutto andare al nostro sito casaitalianaenuaiu.org e mettersi nella mailing list, così riceverà tutti gli inviti, le comunicazioni, le notizie, eccetera. Poi dare un'occhiata al nostro video archivio, sono 6 anni di attività, sono migliaia di video, molti dei quali anche realizzati con Letizia e il suo staff. Io dico sempre, come una piccola video enciclopedia di tutto quello che c'è italiano. Metteteci dentro la parola che volete, un autore, un nome di una città, di un musicista, di sicuro vi salteranno fuori delle video lezioni molto belle, perché sono sempre anche molto interattive, c'è sempre più di una persona che parla. E poi riceverete gli inviti, e anche un italiano, quando viene dall'Italia, a noi capita molto spesso che si presentino, vanno sul calendario della casa, vedono che cosa c'è quella sera in particolare, vengono e sono accolti come amici e come se fossero sempre stati lì. Ci capita soprattutto quando abbiamo avuto i nostri cantanti, che di solito io ricevo con Letizia, tipo Baglioni, Antonacci. È molto importante, secondo me, Pino Daniele, dai. Pino Daniele, ecco. Lì è stato, sono personaggi che la gente in Italia li vede a concerti mega in uno stadio, li vede da lontano. Nell'auditorio della Casa Italiana li tocchi, li puoi parlare, eccetera. Per cui in quel caso lì, ad esempio, no, Letizia, abbiamo avuto molti italiani dall'Italia e li abbiamo trovati nell'auditorium insieme ai nostri americani che stavano aspettando questi cantanti per avere un contatto ravvicinato con loro. Per cui siete benvenuti, vi aspettiamo. Bussate alla nostra porta e mettetevi nella nostra mailing list. Beh, preparati che mi sa che busserà veramente tanta gente dopo aver ascoltato quello che ci ha raccontato questa sera. Stefano, io ti ringrazio veramente tanto per aver partecipato a questo nostro incontro insieme a Letizia per OK Italia Parliamo, Nea Italy. È stato veramente un piacere averti nostro ospite. Torneremo sicuramente a collegarci con te, perché vorremmo sapere come, subito dopo questa fase del Covid, avete ripreso a pieno ritmo le vostre importantissime attività. Ecco, permettimi di dire una cosa, forse vi siete anche sostituiti a quello che doveva fare direttamente il governo italiano, lo Stato italiano, per promuovere veramente la cultura italiana. E di questo ti ringraziamo. No, no, il governo italiano fa la sua parte, eh? Non voglio tirare via niente, e in alcuni casi la fa molto bene. C'è posto per tutti. Stiamo parlando anche un po' all'Italia, no? con questa iniziativa. Allora diciamo, Italia guarda quello che sta facendo la Casa Italiana. Va benissimo, bene? È giusto, è bene. Allora con questo auspicio, con questo augurio di rincontrarci presto, io ringrazio Stefano Albertini, ringrazio Letizia Airos, ringrazio i nostri ascoltatori. Appuntamento al prossimo incontro, confronto, la prossima chiacchierata con un altro ospite d'eccezione dagli Stati Uniti d'America. Grazie mille ai miei ospiti, grazie a voi ascoltatori. Grazie Massimo e grazie Letizia. Ciao. Grazie.